via dei Fori Imperiali a Roma vi presentiamo quest'altro numero di Cristiani Oggi. Speriamo che abbiate seguito quelli precedenti registrati in varie città d'Italia, qualcuno qui a Roma come quello odierno. Dicevo, siamo in via dei Fori Imperiali, a pochi passi dal Colosseo, anche a pochi passi dal carcere Mamertino che si trova da quella parte, carcere nel quale molto probabilmente l'Apostolo Paolo rimase rinchiuso per un periodo, come possiamo rilevare dai suoi scritti. Volevo dirvi che lo stesso messaggio che fu predicato dall'Apostolo Paolo, il messaggio dell'Evangelo, della salvezza in Cristo, viene predicato oggi, anche se a tanti secoli di distanza, anche se le cose sono cambiate, Roma non è più quella di una volta, lo potete notare anche dai rumori in sottofondo e dal traffico, ma pure quel messaggio, ugualmente potente ed attuale, viene predicato oggi. Vi invitiamo a trascorrere con noi la prossima mezz'ora per seguire questo programma diverso, ma attuale, perché presenta questo messaggio potente dell'Evangelo di Gesù Cristo. Restate con noi, Dio vi benedica. Questa è la visione della Nuova Gerusalemme, la santa città che scendeva dal cielo dappresso a Dio, avendo la gloria di Dio. Le 12 porte erano 12 perle, ed ognuna delle porte era fatta d'una perla, e la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente, e non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore è Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello sono il suo tempio, e la città non ha bisogno di sole, né di luna che risplendano in lei, perché la illumina la gloria di Dio, e l'Agnello è il suo luminare, e le nazioni cammineranno alla sua luce,
ed i re della terra vi porteranno la loro gloria.
Vogliamo chinare i nostri capi in preghiera. Signore, noi ti ringraziamo perché tu sei degno di lode e di gloria. Ti ringraziamo perché hai messo nel nostro cuore la speranza della vita eterna. È stato mediante l'annuncio del tuo santo Evangelo che è ancora la potenza tua per la salvezza di ognuno che crede, che è stata possibile la trasformazione di tante anime e di tanti cuori. E la nostra preghiera è che tu continui l'opera tua di grazia, che continui ad operare nel mondo, continui ad operare nella nostra nazione, continui ad operare nella nostra città, continui ad operare nelle nostre famiglie, continui ad operare in ciascuno di noi, poiché l'opera tua di grazia è un'opera che continua ed è progressiva, e per questo noi ti diamo lode e gloria. Continua a benedirci mediante l'annuncio della tua parola, fa che dall'ascolto di essa possiamo trarne giovamento per il bene delle anime nostre. E rimani con noi nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Rivolgiamoci ora insieme alla parola di Dio e leggiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 17, dal verso 20. Gesù, interrogato poi dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro dicendo: il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Disse pure ai suoi discepoli: verranno giorni che desidererete vedere uno dei giorni del figliuolo dell'uomo e non lo vedrete, e vi si dirà eccolo là, eccolo qui. Non andate, non li seguite, perché come è il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figliuol dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che gli soffra molte cose e sia reietto da questa generazione. E come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figliuol dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, s'andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava e si edificava, ma nel giorno che Lot uscì di Sodoma piove dal cielo fuoco e zolfo che li fece tutti perire. Lo stesso avverrà nel giorno che il figliuol dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sulla terrazza ed avrà la sua roba in casa non scenda a prenderla, e parimente chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Io ve lo dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno assieme, l'una sarà presa e l'altra lasciata. I discepoli risposero: dove sarà, Signore? Ed egli disse loro: dove sarà il corpo, ivi anche le aquile si aduneranno. E vogliamo fermare la nostra attenzione sul verso 32, che è uno dei versi più brevi della Bibbia. Ricordatevi della moglie di Lot. Tutti ci ricordiamo della moglie di Lot, e non c'è nessuno che abbia letto almeno una volta la scrittura che non ricordi questo fatto, perché è un fatto veramente tragico che rimane impresso. Ma noi lo ricordiamo non solo perché è un fatto tragico, ma perché è collegato ad un evento tragico: la distruzione di Sodoma e Gomorra.
non è un fatto ipotetico. Oggi nella zona del Mar Morto c'è la riprova che esistevano delle città che sono state inabissate. La zona del Mar Morto è il punto più basso del mondo, si trova a circa 390 metri sotto il livello del mare Mediterraneo, è una zona senza alcuna forma di vita, senza nessuna vegetazione, e dove c'era Sodoma ancora oggi si estrae soltanto sale, bromo e potassa, a riprova del giudizio di Dio. Dopo tanti secoli c'è lì quella testimonianza. Ma è soprattutto importante perché Gesù ne parlò includendola nella prospettiva degli ultimi tempi, prima del suo ritorno. L'invito è imperativo. Ricordatevi della moglie di Lot. E il ricordo di questa donna deve richiamare la nostra attenzione su alcuni particolari. Perché dobbiamo ricordarci della moglie di Lot? Prima di tutto sembra dirci il Signore: ricordatevi che non le bastò di essere la moglie di un uomo giusto. È importante ricordare che Lot, nonostante le sue debolezze, era un uomo abbastanza timido che si tormentava ogni giorno, dice Pietro, l'anima giusta a motivo delle opere inique della sua generazione. Ma tuttavia questa donna, nonostante che fosse la moglie di quest'uomo, nonostante che si piccava di conoscere il Dio vivente e vero, questo non le bastò per salvarsi. Tu puoi essere la moglie o il marito, il figlio o la figlia, il suocero o la suocera, il parente o l'amico della persona più religiosa della terra, della persona più spirituale della terra, di qualcuno che conosce Dio tanto profondamente, ma se tu non fai una decisione tua personale, tutto questo non ti serve proprio a nulla. Ricordatevi della moglie di Lot, ricordatevi che non bastò avvertirla del pericolo. Pensate, questa donna fu divinamente avvertita insieme con i suoi familiari. O qualcuno ha detto: certo, è colpevole perché Dio mandò degli angeli ad avvertirla. Ma noi siamo più colpevoli di lei se non accettiamo il messaggio che viene da Dio, perché non sono venuti gli angeli a avvertirci, ma è venuto direttamente Dio in Cristo Gesù, che si è fatto uomo ed è venuto fino a noi per annunciarci la buona novella della grazia. Ma nonostante che questa donna fosse avvertita, tutto questo non le bastò per salvarsi. Perché gli avvertimenti non salvano nessuno, anzi, gli avvertimenti rendono più colpevoli. Ricordatevi della moglie di Lot, ricordatevi pure che ella accettò a casa sua i messaggeri, accettò il messaggio, credette, insieme con il marito e le figliuole l'attuò questo messaggio, l'attuò per un po', ma poi si fermò a mezza strada e per questa ragione perdette tutto. Non basta cominciare, non basta iniziare, ci sono troppe persone che rimangono a mezza strada, che ascoltano, che accettano, che si dispongono, che credono, che sono anche disponibili a fare i primi passi della vita cristiana, ma non sono disponibili a continuare a camminare. E se ti fermi lungo la strada è inutile tutto, perché Dio vuole che i suoi siano perseveranti fino alla fine. Ricordatevi della moglie di Lot, ricordatevi che addirittura questa donna
insieme con suo marito e le sue figlie, riuscì a separarsi dai sodomiti, riuscì ad allontanarsi dalla città, riuscì a creare un nucleo diverso, e tuttavia ella rimase lo stesso a mezza via. Perché? Perché non basta non essere come gli altri. Ci sono troppe persone che dicono: io non sono come gli increduli, non sono come gli irreligiosi, io ho una mia religione, io credo in Dio, io mi allontano dalle forme più macroscopiche del male e del peccato, vivo una vita onesta e giusta, ma tutto questo non basta. Non basta dire appartengo ad una chiesa. Generalmente la gente desidera appartenere a qualcosa. Se non appartiene a un club, appartiene ad una chiesa. Se non appartiene a una chiesa, appartiene a un partito. Se non appartiene a un partito, appartiene a una società sportiva. Se non appartiene a una società sportiva, appartiene a qualche altra cosa, perché ognuno cerca di unirsi ad altri. Ma tutto questo non basta. Tu puoi essere membro della più grande e della più importante chiesa del mondo, puoi essere membro della chiesa meglio organizzata del mondo, puoi essere membro della chiesa che sonora di avere le cose più importanti del mondo ed essere ugualmente perduto, perché tutto questo non basta, perché occorre qualche altra cosa. Ricordatevi della moglie di Lot. Ricordatevi che fu perduta per un solo peccato. Che peccato? L'incredulità. L'incredulità. L'incredulità che porta sempre alla disobbedienza. Qual è l'ordine che aveva dato Dio a Lot, a sua moglie, alle figlie? Il primo ordine era: non guardare indietro. Riguardare indietro vuol dire rimpiangere quello che abbiamo lasciato, e non c'è nulla da rimpiangere. Se tu, cristiano o cristiana, rimpiangi quello che hai lasciato prima della tua conversione, vuol dire che l'opera di Dio in te non è stata assolutamente valida. Perché il credente che ha incontrato Gesù Cristo per fede secondo l'Evangelo ha scoperto che Dio gli ha dato milioni e milioni di volte di più di quello che ha lasciato. Poi l'altro ordine era: non ti fermare in nessun luogo. La vita cristiana è un viaggio, il più meraviglioso, il più bello, il più entusiasmante viaggio della vita umana. Si parte dal peccato per arrivare alla gloria. Si parte dalla terra per arrivare al cielo. Si parte dal male per arrivare alla purezza. Si parte dalle tenebre per arrivare alla luce che è sempre più radiosa. Ma il terzo ordine è ancora più importante: non guardare indietro, non ti fermare in alcun luogo, salvati al monte, salvati al monte. Per Lot e la sua famiglia era di arrivare in un certo posto che era in montagna e lì potersi salvare, ma per te e per me c'è un monte che è il monte della nostra salvezza. Non c'è nessun altro monte, è il monte Calvario. Se tu vuoi vedere la gloria di Dio, se tu vuoi avere la certezza della vita eterna, se tu vuoi godere la serenità, salvati al monte. È accostandoci a Gesù sulla croce, colui che è morto sulla croce per noi,
e riconoscendolo come il nostro Salvatore, e essendo disposti a lasciarlo operare nella nostra vita, riconoscendo che egli è morto al nostro posto. Soltanto in questo modo saremo veramente salvati dal disastro che incombe su tutta la terra. Ricordatevi della moglie di Lot, una storia tragica, espressa con le parole che somigliano a un epitaffio su una tomba. Ricordatevi della moglie di Lot. Che farai? Continuerai ad illuderti? Continuerai a pensare che basta avere qualcuno salvato in famiglia e credente in famiglia perché presto o tardi in qualche modo te la cavi? No, non è possibile. La salvezza è personale. Ricordatevi della moglie di Lot. Penserai che basta conoscere la parola di Dio per essere salvati? No, devi obbedirla. Troppa gente sa, ma è disubbidiente. C'è tanta gente che non sa, ma c'è tanta gente che sa. E Gesù dice a quelli che sapevano: ricordatevi della moglie di Lot. Oh, ti contenterai di dire: ma io credo, ho accettato, in fin dei conti faccio parte un po' del popolo di Dio, sono aderente ad una certa comunità, faccio le mie offerte. Non ti serve a nulla se sei disubbidiente. O addirittura tu pensi, perché sei iscritto in una chiesa, qualunque essa sia, anche questa, questo non ti salva. Occorre unicamente fede ed ubbidienza. Siamo disponibili stasera ad avere fede, ad ubbidire? Siamo disponibili a dire: Signore, non guarderemo indietro, Signore, non ci interessa quello che abbiamo lasciato, non abbiamo una curiosità strana di vedere quello che capita intorno a noi, non siamo disponibili a fermarci lungo la via per guardarci intorno, noi vogliamo riguardare soltanto a te. E diremo anche: Signore, a quel monte dove siamo venuti per fede ai tuoi piedi, noi torniamo ancora, perché sappiamo che ai piedi della croce di Gesù c'è salvezza, c'è perdono, c'è grazia, c'è liberazione, c'è guarigione, c'è la certezza della vita eterna. Ricordatevi della moglie di Lot. Lo vogliamo ricordare? E ricordare sempre. Chiniamo i nostri capi in preghiera. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Cristo Gesù, il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, via Prenestina 639, 00155 Roma. Dio ti benedica e a presto.